La zucca rappresenta nell'immaginario collettivo una presenza particolarmente importante, perché evoca anche immagini, evoca storie fantastiche, e ancora oggi, nonostante il brutto tempo, abbiamo avuto una buona partecipazione di cittadini che sono venuti a scoprire le mille espressioni della zucca, i dolcetti a base di zucca. Sono venuti a scoprire la mostarda mantovana a base di zucca e le tante espressioni della zucca. Con questa festa, noi siamo ormai alla 7ª edizione delle Lumiere, con questa festa è stato possibile anche utilizzare la zucca come un appuntamento dal punto di vista turistico, quindi abbiamo avuto ospiti da Milano, Como, Forlì, e siamo particolarmente contenti che nonostante il brutto tempo ci sia stata una buona partecipazione. Nelle tante espressioni della zucca è stato possibile anche presentare sculture vegetali. Abbiamo due maestri intagliatori di una maestria straordinaria e vedo che c'è tantissima gente che si appassiona proprio alle sculture vegetali, come ci sono tanti bambini che partecipano a questo evento, sia riproponendo sculture vegetali sia partecipando ai giochi che vengono fatti con le zucche. La festa delle Lumiere affonda le proprie radici non tanto nella cultura di Halloween quanto nelle tradizioni del mondo contadino. In questi giorni, quando un tempo c'erano molte nebbie e sullo sfondo si vedevano luci accese, più o meno fioche, erano proprio queste zucchette che venivano intagliate nelle campagne e che rappresentavano in qualche modo anche un punto di riferimento per quanto riguarda le serate o le giornate con tante nebbie. Quindi la festa delle Lumiere affonda le proprie radici nella cultura contadina. In questa giornata sono state distribuite molte copie della guida di Zucca in Zucca, che è ormai arrivata alla sua 16ª edizione, e questa guida può essere richiesta gratuitamente presso l'ufficio turismo della provincia, ma anche presso i nostri uffici. È una guida che comprende molte ricette a base di zucche e molte storie attorno alla zucca.